Allora, a parte Bizzotto squalificato, abbiamo Corti e Santaniello che dovrebbero rientrare in gruppo martedì, Bussaglia che ha avuto un problema e non è disponibile, e poi abbiamo due o tre situazioni da valutare in rifinitura che facciamo dopo perché abbiamo un paio di situazioni al limite e dobbiamo capire se saranno disponibili domani o no. Beh, andiamo a giocarci una partita importante, lo sappiamo, perché andiamo contro una squadra che è stata costruita per cercare di vincere il campionato all'inizio e quindi ha delle ottime potenzialità. Andremo come sempre, ci siamo preparati bene in settimana, abbiamo provato le cose che dovevamo fare e domani cercheremo di riportarle sul campo contro, come dicevo prima, una squadra forte, importante, costruito per fare un campionato di vertice. Mancano due partite, 6 punti. Già da domani cercheremo di fare il massimo. Quando scendiamo in campo per ottenere il massimo risultato. Poi, come ho già detto altre volte, c'è anche la squadra avversaria che ti può mettere in difficoltà. Quindi, a fine partita si vedrà il risultato e se siamo stati bravi, bene, se sono stati bravi gli altri, stringiamo la mano e guardiamo la prossima. Quindi, cerchiamo sempre di fare, sono 6 punti, cercheremo di farli tutti e 6 in queste due partite. Già pensato al sostituto di Bizzotto? Sì, abbiamo valutato un paio di situazioni e c'è già chi scenderà in campo al posto del capitano di Nicola. Tra De Santis, Drudi De e Santis, Fornasera. Fornasera, sì, i tre difensori nostri. Potrebbe partire la stessa formazione anche perché ha fatto bene sia con Latino in casa che con il Potenza, però come hai detto tu, chi è entrato ha fatto bene, quindi mette sempre in difficoltà l'allenatore nelle scelte ed è quello che fa più piacere all'allenatore, quindi già anche domani so che chi entrerà in campo darà tutto, ma so anche che chi è fuori quando entra può risolvere la partita come è successo la domenica scorsa. Speriamo di non andare a fare la comparsa come abbiamo sempre fatto in queste ultime partite, quindi andremo a provare a giocare come abbiamo fatto sempre e come dicevo prima c'è sempre la squadra avversaria in base anche alla situazione che si presenterà, giocheremo di conseguenza, però sicuramente siamo pronti a fare una partita importante. No, purtroppo è dall'inizio stagione che almeno da quando sono arrivato io con Mister Pancaro a ottobre questa situazione è sempre stata evidenziata, non c'è mai stato un attaccante, diciamo, una prima punta di ruolo e si è dovuto fare un po' di necessità virtù, quindi viste le ultime partite sta andando anche discretamente bene, però come dicevo prima non è chi giochi o chi non giochi o chi deve subentrare, l'importante è che con la testa siano tutti indirizzati verso lo stesso obiettivo e sono sicuro che chiunque giochi lì farà bene e chi non dovesse giocare ma entrare farà bene lo stesso. Sì, esatto, sono probabilmente due punte fisicamente strutturate, due prime punte che potevano darci una grossa mano in questo periodo, ma come dicevo prima, da martedì dovrebbero rientrare in gruppo e sicuramente per questo finale di campionato avremo a disposizione due attaccanti in più per poter far bene.